tre cornici diverse per accogliere contributi e materiale di vario tipo, il Palazzo della Cultura, i Giardini del Tempio e il Museo Ebraico di Roma si apprestano ad ospitare i visitatori più curiosi. Nella capitale va di nuovo in scena il Festival Internazionale di Letteratura e Cultura Ebraica per una 5 giorni di proiezioni, incontri ed esposizioni con un filo conduttore ben preciso, la scienza. La scienza perché? Perché quest'anno è il 30° anniversario del conferimento del Nobel alla Montalcini e i 100 anni della teoria della relatività di Albert Einstein. Esploreremo tutto con un percorso artistico il valore della scienza e soprattutto il legame tra ebraismo e scienza. Un calendario troppo fitto per essere illustrato, anche se va segnalata in apertura di rassegna, la mostra su Rita Levi Montalcini al Palazzo della Cultura. È importante venire a trovarci, a guardare insieme alle nuove prospettive, proprio perché l'attenzione ormai su questo festival è un'attenzione verso il futuro. È un'attenzione in una prospettiva chiaramente ebraica, che rappresenta anche il mondo ebraico in una formula un pochino diversa dagli stereotipi o dall'immaginario al quale spesso ci riferiamo. Nella serata di lunedì all'interno del Museo Ebraico verrà invece inaugurata la mostra su Vito Volterra a 76 anni dalla sua scomparsa. Una mostra che si iscrive nella collaborazione tra il CNR e il Festival, dovuta al fatto che la parola chiave di quest'anno è scienza e al fatto che Vito Volterra, grandissimo scienziato ebreo e primo presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, è stato davvero un uomo che ha contribuito a inserire la scienza italiana nella scienza internazionale. Senza Volterra l'Italia non avrebbe oggi quel ruolo di assoluta preminenza nel panorama scientifico internazionale che si è guadagnata tramite Volterra, grazie Volterra e grazie a tanti altri scienziati.